mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. In Sila, dove l'aria è la più pulita d'Europa e dove scorre acqua purissima, Madre Terra regala la patata della Sila IGP. Patata della Sila IGP. Buona, protetta, unica. Identità, gusto, benessere, ben trovati a casa tua. E oggi siamo nel cuore del polmone verde della città di Catanzaro, il Parco della Biodiversità Mediterranea. Qui, oltre a trascorrere veri e propri momenti di relax e di benessere, possiamo partire da qui per andare a recuperare del pane speciale, del pane ricco di tante sostanze ed elementi nutritivi che ci aiuteranno a comprendere che non è un alimento da demonizzare. Venite con noi! Ciao Anna, ben trovata. Ben trovata a te. Allora, ciao. Lei rappresenta la Minerva SSD Team Donato. Lei è una cara amica, ovviamente, di a casa tua, ma ancora prima mia. Ci troviamo nel polmone verde che della bello. Città di Catanzaro. È una bellissima anche giornata, Anna. Per fortuna siamo riusciti a trovare una giornata veramente con un sole splendido, quindi quale migliore occasione, ne abbiamo approfittato per fare muovere un po' i nostri muscoli, soprattutto in questo, periodo storico che ne abbiamo veramente bisogno. La libertà di movimento è davvero tanto tanto importante. Immaginiamo di non poter venire nel tuo bellissimo centro fitness, che sta di preciso, ricordiamolo. Noi ci troviamo a Santa Maria di Catanzaro, in Viale Magna Grecia, quindi poi naturalmente siamo ben lieti di ospitarvi, non dico tutti perché comunque ci sono delle restrizioni, delle regole da seguire. Appunto, quelle restrizioni le alterniamo un po' nel tuo centro fitness e un po' qui. Cosa possiamo intraprendere oggi insieme? Allora, guarda, oggi proponiamo con le mie colleghe, le maestre che saranno Paola Cosentino e Rita Luna, sono due insegnanti che naturalmente fanno parte del mio team, proponiamo un po' di esercizi a corpo libero, quindi non c'è bisogno dell'ausilio di tutto quello che potete trovare comunque nel nostro centro, manubri, bilancieri e quant'altro. Ma per esempio potremmo trovare delle panchine, esatto. ruote, anche giochi per bambini magari. Sì, esattamente, cercheremo di sfruttare questo bellissimo spazio del parco per dare un po' di libertà al nostro corpo e di muoverci alla nostra mente. E alla nostra mente, allora, soprattutto. Andiamo, maestre? Beh, immagino, Caterina, dopo aver percorso, camminata veloce, il parco lungo e largo,
qual è il primo esercizio che ci consigli di fare? Allora, guarda Anna, la prima componente, sicuramente una componente fondamentale dell'allenamento che non va trascurata, è lo stretching. Noi consigliamo di iniziare con uno stretching dinamico per poi terminare con uno stretching statico. Naturalmente quello dinamico, le nostre maestre, come potete vedere, faranno degli esercizi molto semplici a corpo libero, che vanno dal jumping jack, vanno a degli affondi, vanno ad una, eccole lì nell'immagine, uno skip e poi allenamenti insomma sempre a corpo libero. Ecco, quali parti del nostro corpo quindi sono coinvolte in questi esercizi iniziali? Dobbiamo cercare di coinvolgere tutte le parti del corpo, perché oggi noi abbiamo deciso di fare poi degli esercizi che andranno a diciamo coinvolgere le gambe, i glutei e anche la parte superiore. Mi è venuta voglia di andare a fare qualche esercizio. Dai, vai insieme alle nostre ragazze, anche se l'abbigliamento non è proprio idoneo. Farò molto stretch, però lo farò, vi prometto, nella prossima edizione di A Casa Tua, nella puntata 0IGB. Bene, il passaggio successivo, quindi un riscaldamento iniziale con stretching incorporato, mi pare di capire. Stretching dinamico, da sì. Da rifare, dinamico, da rifare a casa tua, all'aperto, oppure preferibilmente con dei personal trainer, dei maestri insomma qualificati. Poi il passaggio successivo invece, per avere e garantire una bella tonicità, andiamo subito a svolgere degli esercizi sempre a corpo libero in questo spazio immenso e bellissimo, e andiamo a lavorare sui glutei, sulle gambe, che poi credo che sia la parte per noi fondamentale, per noi donne soprattutto. Sì, quindi devo dire, andremo... il lato B supera di gran lunga il lato diciamo del davanti. Di cosa ci occorre di usufruibile subito? Allora, la staccionata diventerà un appoggio per noi, per poter praticare dei semplici slanci laterali e poi degli slanci per i posteriori, e poi faremo degli squat a corpo libero. Ok, staccionato, panchina, beh, ce ne sono tantissime e ce ne sono tante in tutti i parchi italiani che certo. Abbiamo. Andiamo. Eccoci, spiegami un po' di quest'altra sessione con staccionata. Allora sì, abbiamo iniziato il nostro allenamento per le gambe, soprattutto per i glutei, come abbiamo detto prima, e le ragazze stanno eseguendo degli slanci posteriori. Adesso ovviamente vi spiegherò nello specifico come poterli naturalmente eseguire. Come potete vedere, le nostre insegnanti Paola e Rita stanno eseguendo gli slanci posteriori per tonificare i muscoli dei glutei, e quindi naturalmente sono quelli più amati da noi donne. Si possono eseguire sia a corpo libero che con degli attrezzi. La posizione di partenza consiste nello stare in piedi a gambe unite e leggermente flesse, con entrambe le mani appoggiate ad una superficie. In questo caso noi ci siamo appoggiati ad una staccionata. Da questa posizione portiamo la gamba indietro, cercando di contrarre il più possibile i muscoli dei glutei, e dopo aver mantenuto la contrazione per qualche secondo, torniamo alla posizione iniziale. Dopodiché possiamo passare all'altra gamba. Possiamo iniziare con 3 serie per 15 ripetizioni. Tra tutti gli esercizi, guarda, questo è il mio preferito, sono gli squat, lo considero il migliore esercizio per tonificare e rinforzare la muscolatura degli arti inferiori. Quindi posizioniamo i piedi poco più larghi delle spalle, iperstendiamo leggermente la schiena e mandiamo indietro i glutei. Consigliamo di eseguire 3 serie per 15 ripetizioni. Adesso, lasciando la staccionata, invece incontrando una di queste belle panchine colorate, abbiamo deciso, Anna, di allenare la parte superiore, e abbiamo scelto i push-up. Sì, per allenare la parte superiore abbiamo scelto di eseguire i push-up, o più comunemente, come vengono diciamo definiti, i piegamenti sulle braccia. Quindi diamo spazio adesso alle nostre insegnanti Paola e Rita. I push-up, ragazzi, o piegamenti sulle braccia possono essere eseguiti ovunque, non richiedono alcuna attrezzatura. Quindi ci posizioniamo con il corpo in posizione prona e, come vedete, pieghiamo entrambe le braccia. Noi consigliamo di farne 3 serie per 10 ripetizioni. Stretching dopo stretching, identità, gusto, benessere. Ricordatevi di venire qui presso il parco
della biodiversità mediterranea, prima di godere della suggestione gustativa di uno dei piatti offerti dalla ristorazione di Catanzaro città, non dimenticate neanche la pinata, il mare, insomma. Certo, sì, e quella è un'altra parte importante della nostra cittadina. E poi abbiamo da ringraziare anche in questo periodo. Certo, ringraziamo soprattutto in questo particolare momento periodo storico, sì, Anna, tutti quelli che ci sostengono nel mondo sportivo, in particolar modo l'ente di promozione sportiva Xen, eccolo qui, che è ben stampato sulla mia, sulla mia maglia, a nome mio. Comunque vi ringraziamo tutti per il sostegno che ci date in questo momento. Ringraziamo il presidente provinciale Francesco De Nardo, il presidente regionale Antonio Caira, le mie colleghe che si sono dilettate oggi in questo allenamento, tutti i miei collaboratori del Minerva e tutti i nostri soci. E vi diamo una bellissima notizia: in questa puntata scoprirete come anche voi, tutti noi sportivi, possiamo mangiare dell'ottimo pane super proteico e rimanere più che in forma. Ragazze, facciamo un po' di stretching generico tutti quanti, andiamo in pubblicità. Te, i supermercati della Calabria. Elisir San Marzano Borsci. Torna a sorprenderti. Ragazze, meraviglioso. Allora, Leti, dai, dimmi tu, cosa avete preparato per noi, i nostri fornai, cosa hanno realizzato? Sì, i nostri panettieri hanno preparato per te tante prelibatezze. Tipo? Dimmi nello specifico. I panini e cereali, curcuchia, farro e semi di chia, tutto pronto. Come ogni notte, come ogni prima mattina. Che meraviglia. Allora, i sacchetti sono pronti? Sì. Realizzeremo un ottimo tavolo con la nostra nutrizionista. Prendi pure un po'. Ah, chissà. No, grazie. Ah, pronto tutto, che meraviglia. C'è anche lievito madre qui, vero?
Sì, sono a base di lievito madre, tra l'altro, non solo speciali. Ho bisogno di un supporto, chi viene? Vieni tu, Roby, vieni, vieni, andiamo, accompagnatemi. Che meraviglia, ragazze, grazie. Buongiorno. Buona giornata. Grazie, adesso scoprirete tutte le proprietà e le virtù del pane, soprattutto di questo speciale. Noi siamo plastic free, quindi tutto in carta. Ciao ragazze! Ciao! È la suggestione del centro città. Sento una voce amica che si avvicina. Slurper e bistrò. Ah, buongiorno. Ciao. Buongiorno dal centro storico di Catanzaro. Grazie, buongiorno a loro piuttosto. Come stai? Meraviglia, benissimo, lo senti questo profumo? Che mi hai portato, pane? Fammi vedere. Di tutto e di più. Mamma. Ah, assaggerai cose fantastiche, pane speciale. Va, e tu assaggerai una nuova versione di pane e panelle. Fantastico! Allora, ascoltami, ho portato qualche chiodinello, vediamo okay. Adesso il nostro chef che cosa realizzerà, sì. Ma la nutrizionista è da... Sì, sì, sono tutti sopra che ci aspettano, vai pure! Va bene. Che io continuo a scrivere il nostro menù. Focaccia messinese, soffritto, alici nostrane, che meraviglia, ragazzi! Andiamo! Ciao! Ciao, Roby, a dopo! Ciao Anna, ben trovata. Eccoti. Abbiamo imbandito la nostra tavola, che spero ti piaccia. Sì, meraviglia. Ed ecco qui le nostre proposte. Tu piuttosto contento di questo pane speciale per smizzarrirti? Molto contento, molto molto contento. Una bella, un bel impasto, la fragranza tagliandolo si sente e l'odore è Da rifare, chef. Ok, andiamo dritti dritti nel dettaglio delle proposte che avete pensato per questa puntata del benessere. Partiamo dal panino con la curcuma e i semi di chia, che è stato condito con una panella arrostita, con della scarola saltata in padella con olio extravergine di oliva e cipolla rossa di Tropea IGP, e abbiamo finito il ripieno con dei capperi. Quindi abbiamo di tutto, sapidità, dolcezza conferita dai ceci. Ma a proposito della panella, le panelle sono il vostro cavallo di battaglia. Qui si può degustare la vera cucina calabro-sicula, per cui raccontami come realizzarla questa panella, che poi non viene fritta, ma è un buon fritto. Si può anche mangiare, serve anche quello, lo vedremo poi con la nostra nutrizionista magari, e invece l'hai rosticciata. Spiegami sì. Di questo procedimento. Abbiamo fatto, semplicemente abbiamo messo a bollire 1,5 litri d'acqua e abbiamo aggiunto 500 grammi di farina di ceci siciliani in questo caso. E abbiamo aggiunto anche del sale e del pepe, è semplicissimo. E basta semplicemente avere tanta pazienza e mescolare in modo tale che in una quarantina di minuti l'acqua evapori e resti questo impasto buonissimo con il prezzemolo fresco, morbido che sembra quasi una polenta, sì. Va spalmato con pazienza su un piano e chiaramente dopodiché va fatto raffreddare. Una volta che raffredda è possibile tagliarlo con la forma che più piace. Quindi vedi un po' a quadrotti come stai facendo tu, poi lo vai a piastrare e così piastra dopo piastra possiamo avvicinarci anche a quella che è la seconda proposta. Una seconda proposta questa volta super stagionale. Sì, perché abbiamo sempre messo la nostra panella piastrata. Abbiamo piastrato in questo caso anche della buonissima zucca. E insieme al rosmarino, perché il rosmarino con la zucca secondo me è proprio il massimo. Ma poi ci dà anche quella caratteristica di elemento digestivo, questa erba aromatica e poi la vitamina C del prezzemolo, insomma di tutto e di più, lo vedremo bene con la nostra nutrizionista. I funghetti ci danno pure quella quantità di vitamina?
E poi, è il momento loro, è il momento dei funghetti. È I funghetti, per quanto mi riguarda, starebbero bene ovunque. Anche per me, concordo, caro chef. E allora, qui, quando venire a degustare queste e tante altre proposte qui a Slurperie Bistrò? Quando? Quando siamo sempre qui, pronti per voi, e siamo aperti a pranzo, siamo aperti a cena e siamo in Vico Primo Piazza Roma, proprio accanto al Cinema Masciari. Beh, allora godeteveli prima virtualmente, Instagram, Facebook, insomma tutti i social. Loro sono qui, Roberta e Antonio, pronti ad accogliervi in questo vicolo suggestivo del centro storico di Catanzaro. Grazie la nutrizionista, subito deve arrivare. Grazie a te. Beh, avete visto che proposte gourmet, super nutraceutiche, direi adesso scopriremo proprietà, virtù e benefici, beh, l'avete capito bene, del pane speciale con la nostra dottoressa nutrizionista, l'abbiamo d'eccezione qui per la provincia di Catanzaro, Rosaria Leuzzi, ben trovata a casa a voi. Tua. Identità, gusto, benessere, Rosaria, con un comparto che è quello della panificazione, che tu mi potrai dire quanto è demonizzato? Tantissimo. La maggior parte dei pazienti che vengono da me dicono: io ho eliminato pasta e pane, ed è la cosa più sbagliata di questo mondo, perché il pane è l'alimento principe della dieta mediterranea, che è diventata, pensate, nel 2010 patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E questo servirebbe anche a dire, a dimostrare come in realtà bisogna spesso provare per credere, ma soprattutto bisogna non rinunciare alla tradizione della propria alimentazione. Quindi da anticamente il pane era il prodotto essenziale, c'erano questi forni che venivano condivisi, no? Si diceva spesso quattro case e un forno, proprio perché era un elemento che non mancava mai, che era non solo un sostentamento per il nostro corpo come nutrimento, ma era anche un momento aggregativo, per cui non ci rinunceremo mai, e quindi dobbiamo capire perché e come è possibile non rinunciarci. L'artiste Dupin, avrei visto, realizza davvero dei pani che sono anche molto contemporanei, oltre ai formati classici. Partiamo appunto dal pane con lievito madre, il pane classico. E questa è la caratteristica del pane, quello di essere un alimento semplice, e la sua semplicità porta, insieme al companatico, come vediamo nella bellissima realizzazione di questi panini, a quello che è un alimento completo. Alimento completo perché il pane, che è caratterizzato da questa miscela di farine, porta un apporto di carboidrati essenziale alla dieta del nostro organismo. Quindi ti blocco sui carboidrati. I carboidrati che possano essere rintracciati nella nostra patata della Sile GP, nelle patate, nel pane, nella pasta, sono fondamentali, e soprattutto se assunti, diciamolo subito, in quale parte della nostra giornata e quando dobbiamo iniziare a ridurli, ma non escluderli. Sono fondamentali nella prima parte della giornata. Colazione e pranzo, che sono i pasti forti della nostra giornata, devono essere caratterizzati proprio dalla presenza di questi carboidrati. Perché pensa un po', il cervello li utilizza e li brucia. Questa è. Per cui ne ha bisogno, è come alimentare continuamente un fuoco, quindi mettere della legna ad ardere, altrimenti poi dove dobbiamo andare a prendere le nostre energie per contrastare il nostro stress quotidiano? E questa è la chicca del pane, perché i carboidrati che sono presenti nel pane, soprattutto nel pane composto da farine integrali o farine ai cereali, è caratterizzato da una fibra insolubile che ha un rilascio di energia all'interno delle nostre cellule graduale nel tempo, per cui va a bloccare quello che può essere l'attacco di fame tra un pasto e l'altro. Quindi funziona come un vero e proprio carburante, nel senso che non vi lascerà mai all'improvviso senza energia, piuttosto vi accompagnerà nel vostro percorso e durante le vostre attività quotidiane, che sono davvero tante ormai nel nostro mondo contemporaneo. Parliamo quindi di identità, gusto, benessere. Non potevo realizzare un tavolo così degno di lode se non avessimo avuto dei pani così speciali. Partiamo appunto dalla lavorazione dei nostri maestri panificatori dell'Artiste Dupin, con delle farine che sono già ricchissime, perché intanto sono delle farine speciali
speciali, con l'aggiunta quindi di sostanze nutraceutiche come la curcuma, i semi di chia, di lino, insomma tutti i cereali che abbiamo a disposizione e i semi oleosi. Chi e quanto possiamo assumere di questo pane? La cosa che ti volevo dire in particolare è che l'unico difetto, se vogliamo, del pane è proprio la presenza bassa delle proteine nell'impasto semplice, e l'apporto dei semi di chia piuttosto che della curcuma va proprio a bilanciare questa mancanza per un alto contenuto proteico di questi elementi. Ottimo, quindi se non avessimo il tempo, anzi se volessimo non mangiare i nostri soliti affettati, che magari se non sono proprio di qualità come quelli che produce Salumificio Callà, dovremmo stare molto accorti. Questo potrebbe essere un panino che, se volessimo, potrebbe essere velocemente, se non avessi tempo di fare pausa pranzo, un panino completo quasi? Potrebbe essere, sì, definito completo, con un apporto di 80 grammi più o meno all'incirca di una pagnotta, noi possiamo avere quello che è il quantitativo necessario per coprire quella parte di energia in quel determinato momento della giornata. Perché è ricco di proteine, quindi di cereali e semi oleosi che danno probabilmente quella parte proteica di cui abbiamo bisogno. Proteica vegetale, naturalmente biologicamente non equivale a quella animale, però è ottimo anche per compensare quello che può essere la mancanza in particolari stati alimentari. Ad esempio, i vegani sicuramente andranno a preferire e devono integrare questo tipo di alimenti. Questo tipo di alimento. A chi possiamo consigliarlo, questo pane speciale super proteico in questo caso? Anche magari a degenti? In alcuni casi sì, per esempio i classici affetti da diabete, soprattutto il diabete di tipo 2, anche perché le farine integrali hanno un senso di sazietà maggiore nel tempo e aumentano la capacità di resistere all'insulina, nonché vanno a contrastare quella che è la formazione dei calcoli biliari oppure l'assorbimento di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Quindi abbiamo uno spettro ampio di pazienti patologicamente trattati, non solo i diabetici ma gli ipertesi per esempio, oppure anche quelli che hanno un piccolo fastidio con quelli che sono i grassi di colesterolo e trigliceridi. Ah bene, perché effettivamente probabilmente aumentiamo il colesterolo buono e diminuiamo quello cattivo, bravissima. Che meraviglia, ragazzi, come sono felice. Allora, tu sai che noi veniamo dal Parco delle Biodiversità, abbiamo praticato un esercizio fisico all'aria aperta, replicabile anche in casa, vi raccomando, arieggiate sempre, a prescindere insomma dal nostro periodo storico, che è quello di contrastare il nostro questo maledetto Covid. Quindi abbiamo anche avuto la possibilità di fare un esercizio fisico, una bella camminata oppure proprio degli esercizi mirati. Andiamo quindi nello specifico sulle proposte del nostro chef gourmet Antonio Calarco qui a Slurperie Bistrò, che ti viene proprio slurp, no? E slurp è già gustoso, quindi non riesco neanche a pronunciarla, tanta è l'acquolina in bocca. Andiamo sulla proposta del panino curcuchia dell'Artiste du Pain, dentro la panella quindi arrostita della scarola ripassata con la nostra beniamina cipolla rossa di Tropea Calabria GP. E qui abbiamo un mix di proteine, antiossidanti e sostanze anche antitumorali, perché penso un po' la curcuma, che ha un principio attivo della curcumina, va a contrastare quello che è la formazione delle cellule neoplastiche e quindi è un ottimo alleato contro i tumori. Le verdure invece che vediamo al nostro interno portano quella chicca dei minerali che vanno a bilanciare, come calcio, magnesio, ferro, sia delle problematiche per i soggetti anemici per esempio, e sia delle problematiche per quelle che sono l'apporto di vitamine e minerali in stati fisiologici particolari. Dimmi qualcosa in più, so che con te me lo posso permettere, è anche una di quelle verdure con questa tendenza amara. Cosa possiamo catturare in più da questo amaro rilasciato dalla scarola, così come dalle rape di stagione, dalla cicoria? E quella è la pulizia, soprattutto a livello renale, per esempio, perché va ad essere un ottimo alleato per la purificazione di fegato e reni. Quindi pensate alla nutraceutica di questo panino. Andiamo su ancora l'apporto di proteine già insito nell'elaborazione di questo pane speciale curcuchia con la panella a base di farina di ceci. E lì abbiamo anche un apporto di antiossidanti,
antioossidanti nonché di omega 3 all'interno del panino, che portano dei benefici anche per le patologie autoimmuni, per esempio. Vanno a sfiammare tutta la parte infiammatoria che noi nelle patologie autoimmuni purtroppo ci portiamo dietro. Beh, brivido, brivido, veramente, qui potete trovare questa proposta. Sarà entusiasmante al gusto, perché cosa consigli tu spesso durante i tuoi colloqui con i tuoi pazienti? Bisogna realizzare delle ricette godibili. Sì, soprattutto non bisogna privarsi di quello che è il gusto e il piacere di assaporare un piatto. La dieta non deve essere demonizzata come una privazione, piuttosto come una scoperta di nuovi sapori, e non bisogna mai demonizzare determinati alimenti prima di averli provati oppure di avere bilanciato il loro apporto. Quindi, ricapitolando, la puntata Benessere oggi ha ricostruito un po' quello che dovrebbe essere il consiglio su uno stile di vita: apprezzare la vostra città vivendola un po' più a piedi, respirando magari quelle zone in cui la vegetazione è rigogliosa, per cui possiamo catturare quell'ossigeno che ci aiuta anche a contribuire al nostro benessere psicofisico. Poi, se non abbiamo la possibilità di cucinare o di portare il nostro pane dell'artista Dupin magari a casa, ci fermiamo nel centro storico, sull'Ulperie Bistrò, ne è un esempio. Qui in Vico Primo, Piazza Roma, vi dà la possibilità di degustare al volo, pausa pranzo, ma davvero in velocità quanto basta, uno di queste specialità. Concludiamo giusto così sulla nota dei funghi e della zucca, per questo invece panino, questo un po' più allungato, questo flauto, ricco anche di farro. E il farro, soprattutto la zucca, aiutano soprattutto a livello intestinale, perché aumentano la peristalsi intestinale e quindi liberano il nostro intestino da tutte quelle che sono le forme di meteorismo a cui possiamo andare incontro in questo periodo. Che meraviglia! Allora, qualora volessimo metterci in contatto con te, cara dottoressa Leuzzi, come fare? Mi trovate tranquillamente con la pagina Facebook su Studio Armonia a Sellio Marina, in provincia di Catanzaro. Bene, rimarrai con noi, presto ci saranno altri alimenti da discutere insieme, speriamo di avervi dato delle linee guida che possiate presto mettere in pratica o che possano far parte della vostra identità, gusto e benessere. Tanto bisogna non rinunciare a nessuna di queste tre cose. Grazie mille Rosaria e grazie a voi per l'attenzione, grazie, che non è mai scontata. Ciao. A presto. Ciao. Dalla città della carne, Mileto, più di mezzo secolo fa, nasceva la prima macelleria Callà. La costante passione e la maestria di nonno Vittorio Prima. La realizzazione del mattatoio ad opera dei figli negli anni 90. L'ideazione di prodotti speciali a cura dei nipoti, frutto di ricerche e di materie prime eccellenti. Fine la lavorazione, accurata, la salatura e la stagionatura. Assapora i tradizionali e autentici salumi calabresi. Conciditi l'esclusiva noce aromatica, il succulento prosciutto legato a mano e cotto alla brace. Non desiderare di più, solo Callà, carne e salumi di qualità. Visita il sito internet carnicalla.com. Io ti do il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato!
Con te, i supermercati della Calabria.